il nero come il terrore provato attraversando il Mediterraneo, il rosso per esprimere la nostalgia per parenti e amici rimasti in patria. È il colore l'elemento protagonista della mostra intitolata In Viaggio, inaugurata il 21 ottobre 2016 nel sito archeologico di Palazzo Lodrona a Trento, messo a disposizione da Volksbank. Una nuova iniziativa che consente di valorizzare il tempo libero dei richiedenti asilo, favorendo l'incontro con la comunità attraverso, in questo caso, il linguaggio dell'arte contemporanea. 14 profughi, alloggiati alla residenza Fersina a Trento, hanno partecipato all'iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Caleidoscopio nell'ambito del progetto di accoglienza profughi in Trentino, coordinato dal Cinformi. Noi come cooperativa abbiamo, diciamo, sviluppato queste attività che partono da un presupposto comune, che è quello della manualità, di come occupare il tempo in maniera positiva attraverso la realizzazione di attività artistiche, ma anche le attività laboratoriali, tipo la riparazione di biciclette, può avere un impatto da vari punti di vista su queste persone. E su questi ragazzi, a partire dall'apprendimento della lingua italiana fino allo sviluppo di capacità anche tecniche, diciamo, di livello base, che potranno essere a loro utili anche per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. I migranti hanno collaborato, ideato e creato con 5 artisti trentini del collettivo Bivacco d'Arte. Ne è nata un'esposizione, con la supervisione artistica di Angelo Demitri Morandini, che traduce in opere realizzate con diverse tecniche le storie e le potenzialità creative dei profughi per narrare il viaggio della speranza fino all'incontro con la terra d'arrivo. Questa esperienza è un'esperienza che Bivacco d'Arte ha iniziato sotto stimolo della cooperativa Caleidoscopio. Bivacco d'Arte è un collettivo di artisti che ha voluto coinvolgere un gruppo di richiedenti asilo, i quali hanno sostanzialmente raccontato con dei disegni il loro viaggio. Richiedenti africani e richiedenti asilo hanno raccontato la loro rotta che li ha portati fino in Italia. Il lavoro è stato molto, molto in salita, però alla fine sono emerse delle cose inaspettate. Quello che ci auguriamo è che questa iniziativa, cioè un'iniziativa legata all'arte che ha coinvolto i richiedenti asilo, possa essere uno stimolo per altre iniziative.